Questa pianta ha invaso i torrenti del territorio e sta piano piano espandendosi anche nelle proprietà private. In questo modo il consorzio vuole stimolare i cittadini ad una corretta e consapevole manutenzione e gestione di questa specie invasiva. Siamo nel pieno della settimana della bonifica, che è una campagna nazionale portata avanti da ANBI nazionale e dal Ministero della Transizione Ecologica per sensibilizzare la cittadinanza al ruolo dinamico dei consorzi di bonifica sia nella difesa idrogeologica che nell'irrigazione. Abbiamo pensato di focalizzare l'attenzione su una pianta infestante, il poligono del Giappone. Il torrente Faella, per esempio, nei periodi di maggior sviluppo della pianta non si percepisce più, perché la pianta lo copre con una pergola che va da una riva all'altra, da un argine all'altro del torrente. Come ho detto, è una pianta infestante, una pianta alloctona, quindi non tipica del nostro territorio, ma che è stata portata qui ormai da diverso tempo a scopi ornamentali, poi utilizzata anche per foraggiare ovini e caprini, ma è una pianta che mette a rischio la biodiversità dei nostri corsi d'acqua e anche la stabilità delle opere e degli argini. La radice arriva a estendersi anche per 7 metri lateralmente e 4 in profondità. Per poterla gestire, noi abbiamo adottato la tecnica di tagliarla, trinciarla nel periodo di riposo vegetativo, quindi quando ha perso le foglie, lo stelo è secco, proprio perché ha minore capacità di riprodursi in quel periodo lì, e poi usiamo la tecnica dell'abbruciamento. Questo perché anche il piccolo rametto della pianta, una volta che cade a terra, riradica nuovamente e quindi è capace di colonizzare e infestare nuove porzioni di territorio.